Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui Si Sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme. Buon pomeriggio. Si torna a parlare di Coppa Italia, è un momento storico per i Rimini perché mai arrivare in semifinale e adesso ci vuole questa chance con l'Inter Catania, avversario diciamo temibile perché è una squadra di blasone ma anche è forte, anche se poi in campionato i numeri tutto sommato sono simili a quelli dei Rimini. Sì, è una partita bella, storica, come ho sempre detto che ci siamo guadagnati sul campo. E dobbiamo andare con quella idea lì, di quanto abbiamo messo in campo contro il Perugia, contro il Vicenza, contro lo stesso Cesena nel derby, per arrivare a questo punto e non perdere di vista che è una partita lunga in termini di doppio confronto, quindi dovremo essere bravi a gestirla in tal senso e affrontiamo un avversario che è al di là dell'aspetto del campionato comunque... Anche in questa sessione di mercato sta confermando la forza in termini di individualità, di appunto organico che ha diverse alternative. Troveremo una squadra che completa un po' in tal senso gli avversari che abbiamo incontrato fino ad oggi perché è strutturata, perché ha esperienza, vedi anche l'allenatore, perché ha fisicità, perché ha qualità. E in più chiaramente ha quella pressione di una piazza, sappiamo come Catania, dove in quella che è la posta in palio, proprio accennando al discorso del campionato, metteranno in campo qualsiasi mezzo per cercare di arrivare in finale, perché sappiamo poi il vantaggio che si può avere vincendo questa competizione. Dal canto nostro dobbiamo essere altrettanto ambiziosi, perché arrivati a questo punto bisogna essere ambiziosi, avere rispetto, ma allo stesso tempo consapevoli che ci possiamo giocare le nostre chance. Arriva un momento storico di questa partita, che è una partita che alla fine, chi la vince questa Coppa, ha un vantaggio da poco. Voi finora la zona playoff l'avete abitata pochissimo perché siete state penso forse un paio di volte tra gli scendi e quindi penso che l'obiettivo grosso alla fine sia quello, al di là del momento storico e un avversario importante. E quanto peso ha adesso rispetto alle partite precedenti questa? Beh, tantissimo, tantissimo, perché si comincia a giocare con il doppio confronto. Rispetto alle altre con partite secche dove ci hanno visto insomma sul campo avversario da giocare nei 90 minuti più penalty, quindi ci sono molte più opportunità e sono d'accordo su quell'aspetto che nel momento in cui arrivi a questo punto poi chiaramente oltre all'obiettivo storico di una competizione, di una coppa che è sempre bello vincere, poi ti darebbe l'accesso ai playoff in virtù di un campionato che anche sabato lì ad Alessandria ha confermato quanto poi possa essere complicato fino in fondo raggiungere un obiettivo del genere. E proprio per questo motivo adesso si cambierà un po' rotta pensando alla squadra da mettere in campo, nel senso ci sarà qualche giocatore tra quelli che hanno giocato di più in campo, e, insomma qual è un po' la strategia considerando che adesso la possa fare di questo?
Beh, il presupposto, la prerogativa rimane quella di concentrarci sulla partita di domani cercando di mettere la migliore formazione in termini di energie psicofisiche, in termini di tenuta, in termini anche tecnico-tecniche, in termini da un punto di vista tattico. Quindi non c'è molta differenza rispetto alle altre partite. Comunque ho la rosa in questo momento dove ho qualche giocatore che non è al meglio della condizione, qualcun altro che insomma ha recuperato last minute, e quindi sono tutte valutazioni che prenderò in considerazione appunto per mettere i migliori primi 11 nella prima partita, perché domani non sono frasi fatte i cambi, il discorso del ritorno. Come abbiamo gestito le altre partite potrà essere ancora di più determinante. Una cosa, se fino adesso ha sperimentato tanto, l'ha fatto più per esigenze o per scelta? Beh, considerando tante partite, molte per esigenza e anche per scelte, perché comunque ricordiamo che soprattutto quando sono arrivato il rendimento non era elevatissimo e quindi ho ritenuto opportuno cambiare qualcosina in termini di proposte, in termini anche di giocatori. Oggi secondo me la squadra è consapevole di tante certezze e quindi chiaramente molte volte, come è successo sabato, le circostanze ci hanno portato a cambiare più per defezioni, più per assenze che per insomma, stravolgere un qualcosa dove la squadra ha chiarezza e che deve portare avanti. Detto questo, poi di base per la proposta che cerco e per il tipo di interpretazione di gioco che amo trasferire, all'interno rimangono comunque, non li chiamo esperimenti, ma di situazioni che possono farci elevare in quella che appunto è un'espressione di gioco delle due fasi. Sì, volevo fare due domande. La prima è come valuta la Juve Sala e anche se potrà, se si è già pronto per giocare e anche che cosa si aspetta ora dal mercato, cioè, forse più prossimo lì saranno dei difensori. Beh, per quanto riguarda Jacopo, la carriera, insomma, non sono io a descriverla, è un giocatore che ha militato nella massima serie per tutta la carriera, quindi è un giocatore importante, un giocatore che porta a questa squadra tanta esperienza, porta di sicuro una qualità in termini di gioco, perché è un giocatore molto tecnico, ma allo stesso tempo, ecco, poi si deve calare subito in quella che è un campionato diverso per la prima volta, un girone complicato, e dove ha bisogno, considerando i mesi di inattività, ha bisogno di integrazione, di adattamento, in questa squadra, in questo campionato. Le sue condizioni sono ottime perché parliamo di un professionista che al di là che gli sia mancata la squadra è arrivato integro, è arrivato disponibile, ha già disputato due allenamenti, quello di ieri e quello di oggi e quindi la mia intenzione è molto chiara, è portarlo con la squadra negli allenamenti e nei vari minutaggi a disposizione per portarlo prima possibile a regime e chiaramente questo necessiterà di qualche settimana di integrazione e di adattamento. E sui prossimi arrivi quanto dovrà la spesa? Sui prossimi arrivi, io in questo momento sono 2 settimane, ho parlato chiaro, mi concentro su quello che ho. Abbiamo avuto dei confronti di quello che possono essere delle situazioni per migliorare questa squadra. È stata molto chiara la dirigenza nelle varie circostanze, nelle varie interviste. Io sono d'accordo. Però mi concentro sui miei perché comprendo le difficoltà di un mercato
e di fattibilità molto complicato, quindi spendere energie su giocatori che ipotetici oppure che non ci sono oppure che potrebbero andare via, secondo me non è il momento giusto. E poi ripeto, preferisco continuare ad alzare il livello di quelli che ho in autostima, in quella che può essere un rendimento di qualche singolo che è mancato fino a oggi. Vedi, domani recuperiamo finalmente Tofanari per la disponibilità, Rosini è recuperato, Marchesi deve alzare il minutaggio, Del Carro rientra, quindi preferisco concentrarmi su quei giocatori che in un certo senso o per rendimento o per qualche infortunio di troppo poi questa squadra non ha potuto utilizzare. Ne ho citati quattro, ma forse dimentico qualcuno. Ubaldi non recuperiamo? No. Non recuperiamo. Poi c'è Capanni ancora. Poi chiaramente gli squalificati Mega e Gigli squalificati. E poi ripeto, al di là di quelli che possono essere qualche acciacco oppure qualche condizione un po' più deficitaria. Del Carro è recuperato, sì, Marchesi è recuperato, faranno tutti parte della... Ubaldi no. Ubaldi no. E tornando a Sala, un giocatore che vuoi, ma così nel tuo ideale schieramento, la sua posizione migliore non va stravolta, è quella che ha avuto da bambino, il percorso che ha seguito da bambino. È un centrocampista dove poi nel corso delle generazioni, anche nel calcio di oggi, è stato molto bravo ad adattarsi a quelle che sono poi dei cambiamenti in termini di proposte, e quindi è riuscito a ricoprire anche il ruolo da quarto di difesa, mi spiegava, piuttosto che addirittura da difensore centrale. Però rimane un centrocampista dove predilige giocare in mezzo al campo, a due, a tre, ricoprendo il ruolo da mezzala piuttosto che da play, e dove lo utilizzerò sarà soprattutto lì nel momento in cui starà bene. Poi è chiaro che, come abbiamo visto con gli altri, ci sono delle esigenze, delle situazioni dove possono essere vantaggiose mettendolo in altre zone di campo, lo farò, perché ripeto, parliamo di un giocatore che ha un bagaglio calcistico importante. Su Catania invece ci puoi dire una squadra che si è riportata, che sono mancato la settimana scorsa, domenica non ha giocato per un momento, e come faccio un attimo una regola di biografia che possono essere un po' i punti di maggiore impatto. Beh, ci sono delle insidie, perché comunque non ha giocato sabato, comunque ha avuto più tempo per recuperare e preparare la partita. Insidie perché chiaramente non giocando sabato dà poco riferimento a come si potrebbe presentare domani qui, che si aggiunge anche un po' ai cambiamenti che ha utilizzato Lucarelli nelle ultime gare, a volte giocando a 4 piuttosto che a 3. In vista anche del mercato che stanno facendo. Quindi questa è un'ulteriore insidia da un punto di vista tattico, dove dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti, perché abbiamo poche indicazioni su quello che può essere l'utilizzo del sistema di gioco piuttosto che gli interpreti. Che cosa però sappiamo? Sappiamo che è una squadra, ripeto, con diverse certezze, sotto l'aspetto appunto dell'esperienza, della gestione di queste partite, considerando anche i giocatori che ha nell'organico, giocatori di qualità, giocatori che comunque esprimono, come è successo sabato contro la Torres, esprimono un calcio dinamico, un calcio intenso, e che si completa, ripeto, con individualità in grado di poter farti male un po' in tutte le zone di campo, perché ha esterni di attacco, attaccanti, ha insomma mezzali di un certo tipo. La formazione nostra, utilizzeremo
l'allenamento di domani, necessario a noi, perché come vi dicevo prima, avendo giocato sabato, poi diventa fondamentale per non lasciare nulla a caso, utilizzare anche l'allenamento di domani, dove mi servirà per quelle circostanze di qualche giocatore che devo ancora comprendere, insomma, come arriverà la partita per fare le scelte finali. E poi c'è un discorso tattico chiaro, che nelle scelte di quelle che può essere un'interpretazione un po' più offensiva piuttosto che no, in due tre ballottaggi di qualche centrocampista e di qualche attaccante. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui Si Sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme.